Trading Floor, buongiorno amici trader. È stata una settimana molto difficile per i titoli Telecom Italia e Mediaset, entrambi appesi alle vicende legate alla francese Vivendi. Andremo dunque quest'oggi ad analizzare l'aspetto grafico per entrambi i titoli. Come ogni mattina però partiamo con Piazza Affari, l'indice FTSE MIB che si mantiene ancora con un'impostazione positiva anche questa mattina, al di sopra dei supporti a 22.200 punti. Importante dunque la tenuta di questa base che potrebbe favorire una nuova fase di accumulazione e rilanciare dunque i titoli verso il primo target rialzista a 22.450 punti, che rappresenta la proiezione a rialzo del doppio minimo in formazione dall'11 agosto scorso. In questo quadro, chi avesse una view rialzista sull'indice potrebbe utilizzare un certificato long a leva 7 con codice identificativo DE000HV42U5 con scadenza il 19 ottobre 2018 per implementare strategie rialziste che avrebbero come punto d'ingresso 22.180 punti, stop sotto i 22.065 punti e target, come specificato prima, 22.450 punti. Scopri i certificati leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo al titolo Mediaset. È stata una settimana nefasta per l'azienda del Biscione, con il prezzo scivolato sotto i 3 euro per la prima volta dal 12 dicembre scorso. Il titolo è ben impostato per dirigersi dunque verso la quota a 2,80, dove si andrebbe a chiudere il gap rialzista aperto in occasione della seduta prima citata. L'area ideale per poter implementare nuovi short è rappresentata appunto fra i 3 euro e i 3,20 euro, ultimo supporto statico violato ad inizio mese. In questo quadro, chi avesse un'ottica ribassista sul titolo potrebbe prendere posizione su un covered warrant put con strike price a 4 euro e scadenza il 15 marzo del 2018. Codice ISIN del prodotto IT00526-3808. Scopri i covered warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo ora a Telecom Italia con un quadro tecnico contrastato. Il titolo si è infatti appoggiato alla trend line di lungo periodo ottenuta con i low decrescenti del 7 luglio e 21 novembre 2016. La sponda offerta da questo supporto di matrice dinamica potrebbe rilanciare i titoli nel breve, col primo target rialzista 0,80 euro, dove peraltro è in transito la trend line di medio e breve periodo descritta con i low uscenti dal minimo del 19 aprile. Da monitorare la violazione di questa importante trend line, in quanto il titolo potrebbe anche scivolare a ridosso dei supporti a 0,76,25 ed imbroccare una strada ribassista in direzione dei 0,70. In quest'ottica è possibile prendere posizione sui leva fissa short emessi da Unicredit, il primo con ISIN DE000HV4B4C8 con scadenza il 26 ottobre del 2018. Per sfruttare rimbalzi in direzione del 0,80 è possibile invece intraprendere la strada dei leva fissa long con leva 3 e ISIN DE000HV4B4B0. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.